stiamo attuando un progetto, abbiamo avuto autorizzato un progetto che è relativo all'avviso 10.862, è il progetto di inclusione sociale e lotta al disagio, che si compone di 7 moduli, di cui 2 legati all'attività motoria, quindi allo sport, e quindi abbiamo dato un'opportunità vastissima agli studenti della scuola di poter partecipare in largo numero, in quanto sono 2 moduli che hanno replicato la stessa tipologia di intervento, di attività. Un altro modulo ha sviluppato le tematiche e gli argomenti della robotica educativa per sensibilizzare i ragazzi anche verso questa forma di attività che ormai va per la maggiore e che potrà offrire anche opportunità lavorative in un loro prossimo futuro. E abbiamo anche attivato corsi di coding, di matematica attraverso il coding, che ben si abbraccia con l'attività di robotica educativa. Inoltre è un percorso di arte e di educazione alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale, che è fondamentale vista anche l'ubicazione del nostro istituto in una parte della città che è ricca di storia, ricca di patrimonio culturale. E poi anche un modulo di italiano, un italiano però fatto, svolto in maniera divertente, in maniera ludica, per poter veicolare i contenuti in lingua italiana per poter sviluppare meglio le competenze comunicative ed espressive. E infine abbiamo avuto autorizzato un modulo di educazione alimentare rivolto questa volta ai genitori, alle famiglie, perché l'educazione alimentare è molto importante al giorno d'oggi ed è importante soprattutto coinvolgere le famiglie che a casa devono collaborare con la scuola per continuare questo dialogo, questo indirizzo formativo ed educativo che vogliamo dare come impronta.